30.000 mi piace per la sfida Mbappé vs Haaland. Commentate qua sotto se preferite Ronaldo o Lionel Messi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo di nuovo qui sul campo da calcio insieme a tutti gli Elitz. Sì! E per le occasioni speciali come sempre ragazzuoli abbiamo chiamato anche un super portiere, Samuele. Ciao a tutti, Benji, why you? Oggi ragazzuoli siamo qui per fare una super sfida, forse una delle sfide più grandi del secolo. Sì, beh. Forse sta anche per finire, questo non lo sappiamo. Però oggi sarà un Messi contro Ronaldo, la sfida finale. E abbiamo gli Ankara Messi qua. Ankara Ronaldo. Quindi ragazzuoli ci sfideremo con una serie appunto di challenge qui sul campo. Mi raccomando commentate subito qui sotto con chi preferite tra Messi e Ronaldo. Ringraziamo i Massoni per averci ospitato qui sul campo. Trovate tutte le info in descrizione. E detto ciò ragazzuoli, partiamo con la sfida. Let's go. Prima challenge ragazzuoli, ovviamente tutte le sfide saranno proprio basate su quelli che sono i top di questi due top player. Quindi la prima sfida, calci di rigore, sono due rigoristi incredibili. Beh, sia Messi che Ronaldo. Saranno tante challenge, ma partiamo con questa. Vamos. Ragazzi, io batterei il primo rigore con questa maglietta, rappresento il Ronaldo Prime. Ronaldo Prime? Mi mancano solo le chiazze. No, il ciuffo quello... Il ciuffo biondo. Vai you, i rigori lui non li sbagliava mai. Vediamo Andrea. Quindi... Attenzione. No, qui non c'era, non c'era, sì c'era, c'era. Ma dopo, nel senso dopo. E stai a chi Andrea? Vai. Calma. Amici, è il turno di Messi. Non posso battere con il mancino perché sono un po' scemo a battere. Vado per destra. Messi sul pallone. Acra Messi. Messi parte lo stesso. Grande. Oh, io non me lo ricordavo così forte col destro Messi. Invece Ronaldo col sinistro. Mati, il tuo giocatore preferito? Ah no. Sprint boost, vai. It was at this moment that he knew he fucked up. Tati. Ah! Vai Tati, è il nostro Cristiano. Sto a chi? Mamma mia. Su! Che possenza! Mamma mia, che possenza! Come risultato, Harry? Non passavo neanche 2 euro sotto i piedi. Tanto ho quella maglia, l'unico erede. Tanto è più là al centro. Che dire, Argentina 10. Ricordiamo che Messi con l'Argentina ha fatto sempre schifo. Non c'era bisogno di ricordarlo, ragazzi. Vai, vediamo un po'. Messi in Argentina. Ecco Messi in Argentina. Ancora i centrali però. Che c'è Leo? Calma, è ancora lunga la sfida. Ronaldo es mejor. Signori, io non dico niente, la maglietta e il nome qui sopra parlano da soli. Ricordo, se segni siamo in vantaggio perché Messi ha sbagliato. Ma Ronaldo è abituato alla pressione, però ragazzi. Però devi battere come Ronaldo. Arrivaci! Dove va Sperin? Beh, il vero Messi è quello nel Barcellona, quindi andiamo a segnare. Guarda il Messi antisportivo, dove mette la palla? Vai Samuel! Madonna! Vabbè, io 3-2. Beh, prima sfida che si conclude sul 3-2 come state vedendo dalla grafica. Andiamo alla prossima. Seconda challenge ragazzuoli, forse qui Messi un po' più maestro di Ronaldo sulle punizioni. L'ha dimostrato nella sua carriera ovviamente. Con la Juve non ne ha segnato, ma col Manchester. Con Real anche, vabbè. Vediamo un po' ragazzi. Sistemano anche la barriera, ma il problema è che non è quello. Cioè sono i piedi, la mentalità, quella di Cristiano, quella vincente. Vado portier! Ma dai fuori, vai oh! Portier, vallo a prendere, Benji! Andiamo a Sperin! Ma che punizione ha tirato, eh! Gli applausi del pubblico! Vorrei fare un appunto, Ronaldo non calcia così le punizioni, ma Messi sì. Ragazzi, devo rispondere alla super punizione di Cristiano Ronaldo, anche se comunque non le calcia così Ronaldo a giro, va di potenza. È vero. Quindi se vogliamo essere precisi... Hai imitato un po' lo stile di Messi, esatto. diciamo. Esatto. C'è sempre un po' di Messi in Ronaldo, questo c'è da dirlo. Però, vediamo, dai. Omar, nel Manchester Ronaldo tirava bene le punizioni, infatti si è visto. Nel Real Madrid forse un po' meno, non lo so, vediamo. Devo tirare sul primo palo del portiere o fatto come te? Beh, se hai la visione migliore sul primo ci sta forte, però forte sul primo. Vai. Il respiro, quello vincente. Ronaldo! Ma
vabbè, Ronaldo è quello vero. Comunque di solito Ronaldo prende sempre le barriere. Vabbè, alla Juve piava sempre le barriere. Devo prendere le barriere. No, no. Questo è il Messi prime delle punizioni, quindi non posso fare brutte figure. Qua mi era sbagliata. Ragazzi, ci provo. Cati, la maglia, devi onorare la maglia. La maglia, non per Cristiano, ma per la maglia. Per Cristiano la maglia. È andato via. Guarda lì, guarda quegli altri. Hai Cati, ma guarda che... Cioè, è imperioso, è imperioso. Eccolo, era buono Cati. Vabbè, almeno non è piegato a barrire. Ha provato ad aprirla, ragazzi. Stava per tuffarsi, però. Ragazzi, Messi con l'Argentina ha segnato delle belle punizioni. Vediamo se ecco ora si potrebbe accorciare, magari. L'angolo c'era, però non preciso. Terza challenge, ragazzuoli, andremo a vedere le doti tecniche all'interno dell'area, visto che parliamo di due attaccanti. Però vi ricordo il gol in finale di testa, quindi. Esatto, ci sarà un personaggio che andrà a crossare il pallone. Dentro l'area avremo due attaccanti e due difensori. Ovviamente gli attaccanti dovranno cercare di segnare, quindi ragazzuoli, andiamo a vedere che succede. Let's go. Siete raga! Vai! La prima l'abbiamo difesa Team Messi, ora cercheremo di segnare. Ma no, difenderemo? Anima sua, sua! Vado! Wow, che gol! Wow, che gol! Calma, calma! Siamo ancora qui noi! Che gol! Voglio vedervi la super zoomata. Wow, che gol, raga! Ma raga! Harry, così una cosa, cioè. Che non gli verrà mai più nella sua vita, questo voglio dire. Ragnone. Tutte queste esultanze, ma stiamo ancora in mandato. Guardate il punteggio, guardate il punteggio. Ma è importante per la carica della squadra. Calma. Che gol, raga! L'ho anche presa, mannaggia! Vabbè, siamo sempre sopra, sempre sopra! Manco male in testa. Vai Tati. Che ma? Cinque a tre. Come lo sempre scamo vinto? Sì. Tati, nullo suo, mi raccomando. Ciao Tati, il fisico, la vera centrale, Tati! E siamo ancora vivi! In vita! Vivi! 5 a 4! Ultima sfida, ragazzi, che sarà quella che decreterà chi sarà il miglior campione. Quanto siamo? 5-4. Ma il miglior campione siamo. Vabbè, comunque 5-4 stiamo vincendo. Ultima sfida, ragazzuoli, sarà un attacco contro difesa 3 versus 2. Bisognerà chiaramente cercare di segnare. Vediamo come va. Let's go. Raga, possono recuperare. Però per ora siamo sempre sopra.
Ronaldo è un guerriero, non mollare. Vai, vai, vai! Andiamo? Vai! Dai, mi segna! No! Madonna! Ora siamo in vantaggio, hanno l'ultimo tiro. Se segnano hanno pareggiato però. Ronaldo è un guerriero, non mollare! Parliamo di due campioni eterni. Resteranno per sempre nella storia, ma Messi è più forte. Sì. Ricordatevi che comunque siamo stati fortunati a vedere due campioni nella stessa epoca, sì, così. C'è chi può dire lo stesso di Maradona e Pelé. Esatto. E c'è chi come noi possiamo dire lo stesso di Messi e Messi e suo figlio. Sì. Di Messi e Ronaldo. Sì. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, commentate qua sotto il vostro preferito. Beh. Dai, su. Grazie alla visione, grazie di tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.